Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata Sacher. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, cacao amaro in polvere, uovo e tuorlo, vanillina e sale. Per il ripieno, confettura di albicocche, cioccolato fondente, panna fresca liquida. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro le uova e il tuorlo il cacao amaro la farina la vanillina e un pizzico di sale. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta. Formiamo un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo e abbiamo sciolto a bagnomaria il cioccolato fondente che adesso andremo a mescolare insieme alla panna. Dividiamo adesso la frolla. Estendiamo una parte tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla, posizioniamola su uno stampo per crostate del diametro di 26 cm. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Versiamo il cioccolato. E livelliamo bene. Mettere la marmellata. E livellare bene. Mettere momentaneamente da parte la crostata, stendere il resto della frolla e formare le strisce oppure utilizzare una griglia per crostate. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Crostata Sacher. Grazie e alla prossima ricetta!